Vai, vai, vai. Eccolo, sì, domani, ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, Arzile nel canale, un attimo insieme con Fabrizio pronto a farci la sua analisi di Juve-Atalanta. Era stato profetico per il risultato, so che a volte siamo un po' severi, no, nei giudizi, però quando vediamo una Juventus che non rende, non c'è nessuna svolta né a livello tattico né a livello di risultati, dobbiamo essere realisti. Un abbraccio, un saluto da tutti. Sì, allora io avevo detto che sarebbe finita 1-1, è finita 2-2, vabbè, è sempre un Siamo lì, la pareggio, minestra è questa. è sempre un punto, il Milan ci ha sorpassato, i giornali danno la colpa al fatto che la Juve aveva tanti giovani, non diamo la colpa ai giocatori, allora se tu metti il giovane fuori ruolo è logico che non rende, quindi il problema era il fuori ruolo. Il secondo gol l'abbiamo preso per la solita uscita di Szczęsny. E questo è una mancanza che abbiamo, e anche lì i giornali non ne parlano. E va bene, beh, così Szczęsny viene valutato più di quello che è in realtà, e va bene se lo vendiamo, incassiamo di più. Penso che comunque non succederà niente. Adesso c'è questa partita tra Napoli e Barcellona domani, e De Laurentiis vuole pagare i suoi giocatori di più se si qualificano. Secondo me il Barcellona è superiore, Ah, quindi anche secondo me. vediamo se il Barcellona vince. Vediamo se mercoledì Allegri verrà esonerato. Chissà, perché alla fine è un fatto economico. Ormai ci girano attorno, no? Dicendo, ma non c'è meglio di lui sulla piazza, clausola di qua, di là. In realtà, soltanto perché Elkan non può toccare il bilancio, ed ecco perché ha messo Giuntoli a risparmiare, a vendere giocatori, a puntare sui giovani. Proprio perché anche un esonero come quello di Allegri ti costerebbe all'ordo una marea di soldi, non so se 30 milioni, ma comunque tanti soldi. Quindi ecco Fabrizio, non vogliamo illudere nessuno ovviamente, però molti giornalisti che prima... Vuoi sapere una cosa? A livello economico costa di più tenerlo che esonerarlo, e ti spiego perché. Perché se arriva Conte mercoledì o Zidane, okay, iniziano a valutare chi c'è in rosa, ok? Vuol dire tirar fuori il meglio di Chiesa, Locatelli metterlo a fare la mezzala anziché al centro. Ci sono dei giocatori che verranno valorizzati meglio, perché oggi se rimane Allegri e Liverpool vuole comprare Chiesa, io se fossi in Liverpool giocherei a ribasso. Ma quest'anno quanti gol ha fatto? Che rendimento ha dato? Eh Sì, no, non ti do, sì, sì, sì. te ne do 30 e devi essere contento. E quindi alla fine ci perdiamo perché i giocatori perdono valore anziché acquistare valore. Rabiot giustamente in questi anni si è valorizzato molto, ma Rabiot va via a zero a giugno. Esatto. E così può prendere un importante. Mamma Veronique se l'è studiata a tavolino questa situazione perché Rabiot ha aumentato le sue prestazioni, ha fatto un buon mondiale, alla Juve è diventato un leader. Questo è buono di andare via, ovviamente con un ingaggio da, non so, 10 milioni in Premier. Fai contento il ragazzo, si accontenta la gente, la mamma gente, e la Juve rimane col cerino in mano. E da un lato mi fa anche piacere che sia stato premiato per le 200 presenze prima della partita. Mio, Io pensavo vero. che avesse dato un po' di brio, no, questa cosa. E invece. Niente da fare, proprio siamo andati in campo da provinciali e per fortuna c'è stata la squilla prima dei cambi al 66esimo, al 70esimo, perché io ho già visto una partita che scivolava via sullo 0-1 per l'Atalanta, che non ha dovuto fare niente di particolare. Non so se puoi confermare anche tu che l'hai vista la partita, e per tenere il vantaggio. E poi ovviamente sul velluto, l'ha detto anche Pasalic, non era mai successo che il nostro schema per Cup Miners riuscisse contro nessuna squadra, perché chiunque ha giocato contro di noi sapeva a memoria come avremmo mosso la palla. Sì, cioè, con un suo calcio di punizione, sapevano esattamente, poi vabbè, ha sbagliato anche Szczęsny, eccetera. Però questo vuol dire che l'allenatore e lo staff non guardano le partite delle squadre avversarie. Ma allora, anche lì, allora, quando c'è un calcio di punizione, tu che hai fatto il portiere lo sai, chi è che piazza gli uomini? Chi che comanda la difesa? È il Il portiere. portiere Allora, deve urlare. era da solo. Capito? Quindi chi calciava la punizione ha visto che lui era da solo, track, gliela passata e boom, gol. È un errore difensivo della Juventus. Errore di Che piazzamento. penalizza il portiere ha impostato male i giocatori, lasciando il Noi pallone. avevamo un preparatore dei portieri, Fabrizio, tornando al passato velocemente, che ci diceva.
se tu non urli, non sento mia e non sento la tua voce, nominare per nome il calciatore che vuoi chiamare, la volta dopo non giochi. Cioè, addirittura c'era questo, non so, terrorismo psicologico, ma serve al ragazzo per capire che ogni piccolo errore vale tanto. Cioè, un ginocchio alto in un'uscita mette paura all'attaccante. Un dettaglio scemo, no? Un urlo con detto mia del portiere fa capire il carisma di quel portiere ad ogni uscita. Cioè, se l'attaccante sa che il portiere è timido, la volta dopo prova quel piccolo come si dice, passo in più per farti gol. Se invece c'è un portiere cattivo, agonisticamente parlando, l'attaccante, il centrocampista, il difensore ci pensa due volte a andare sul pallone di piede, di testa, qualunque modo gli capiti. Ecco, questo era un inciso che volevo fare, Fabrizio, per insomma raccontare quello che è stato e quello che ho vissuto da ragazzino, poi nelle giovanili, eccetera. Capito? Quindi io spero. Questo parlare di quarto posto, anche Ravanelli si è lamentato, il senatore della Juventus non può parlare così. Cioè, siamo diventati la Salernitana qua. Esatto. Cioè, guardiamo dietro, Fabrizio, con tutto il rispetto per gli amici di Salerno, ovviamente, però, cioè, ci guardiamo la sesta? Guardiamo la quinta adesso? Cioè, non guardiamo più a dov'è l'Inter? Vabbè, mai è scappata, però quando potevamo guardare all'Inter, guardavamo al Bologna già all'epoca. Cioè, io non ho mai visto neanche Del Neri, Zaccheroni, allora, Ferrara, dovrei parlare Juve, così. Alla Juve, quando vai ad allenarti, vai in campo per vincere, ti alleni per vincere. Questa deve essere la mentalità. Non, ah vabbè, abbiamo pareggiato con l'Atalanta. Sì, è vero che l'Atalanta è una buona squadra, però la Juventus deve vincere tutte le partite. Ci si allena per vincere, non ci si allena per arrivare ai quarti. Adesso siamo caduti al terzo posto, ok? E vabbè, siamo nei primi quattro, ci qualificano la Champions. Ah, il Napoli ha perso col Barcellona, ci sono qualificati per il Mondiale Club. Sì, ma non per merito. Cioè, guardiamo sempre gli altri. Cioè, quello che fanno gli altri ci basiamo sui fallimenti altrui. Non è questo il discorso, cioè, è puntare il dito, no? Cioè, io devo lavorare su me stesso, mi devo allenare io per vincere e vado in campo e gioco per vincere. Questa deve essere la mentalità. Bravo. Non per il quarto posto. Quindi questa Juventus è diventata una squadra provinciale e va bene, se questo è quello che vogliono, va bene, ma io da tifoso, cioè, non mi interessa più. Cioè, io la juventinità, quello che mi piace di juventinità è il discorso di vincere, ok? Si lavora per vincere in tutti i sensi, sia sul campo di allenamento che in campo. Così questo non è, anche mettere i giocatori fuori ruolo. Yildiz l'ha messo dentro l'ultimo quarto d'ora, cioè, ma stiamo scherzando? Non ha senso, per chiedergli di difendere, poi neanche per chiedergli di fare il suo ruolo, cioè quello di provare a far gol. Gli ha chiesto di pressare il più possibile i giocatori dell'Atalanta. Allora, se io fossi in Yildiz, sarei al telefono con il mio procuratore stamattina e gli dico: senti, trovi una squadra di Premier League qua. Ah, perché Lassi, comunque anche Rino. L'asso di Arteta vuole Yildiz. Ah, ecco. E il problema è che adesso il prezzo lo fanno loro, perché se il giocatore è scontento e vuole andare via, non c'è una clausola rescissoria, perché l'agente del turco la vuole mettere, come dicevamo nei miei video, per evitare che venga ceduto a cifre basse, no? Ma se non verrà messa questa clausola, mettiamo che anche il rinnovo arrivi al 2029, cioè l'Arsenal ha potere comunque anche di negoziare, perché se il ragazzo non vuole impegnarsi per la Juventus e dice basta, voglio andare in Premier, voglio andare in Spagna, poi l'Arsenal ti dice 40 milioni, take it or leave it, e tu come ti muovi poi in quel caso, se il giocatore non vuole, non ha la volontà? Un messaggio, e forse questo è contro la, però un messaggio a tutti i giocatori della Juventus: se avete l'opportunità di andare in Premier League, in una top team di Premier League, andatevene dalla Juventus, perché così qua non si vince niente. A sto, cioè, punto, se è vero che è vince la Coppa Italia, ma cosa vale la Coppa Italia? Cioè, la Juventus una volta quando ero ragazzino io, eccetera, la Juventus vinceva tutto, Coppa Intercontinentale, la Coppa dei Campioni, la Champions League di oggi, vinceva il campionato, avevamo giocatori, si andava in campo per vincere. Del Piero, quando la Juve pareggiava, si incavolava con i giocatori, diceva, oh, voglia. Anche quando era ragazzo, anche quando era piccolo, giovane. Cioè, qui si va in campo per vincere, non per pareggiare. Anche contro il Real Madrid si va in campo per vincere, no? Ha pareggiato 1-1
bene, abbiamo perso 1-0 con Real Madrid, vabbè, ma stiamo scherzando, non siamo l'Ascoli qua. No, con tutto il rispetto, però è vero, Fabrizio. Mio papà era di Ascoli, quindi Ascoli, diciamo, è tuo papà di Ascoli. Era dopo la Juventus, capito? Comunque, bisogna che ci vuole una sferzata di aria nuova. Presente quando la mattina apri le serrande, apri la finestra e entra quest'aria fresca, no? Nuova e pulita. Ci vuole una roba di questo tipo. Purtroppo. Allora, fino adesso magari il discorso dei soldi magari ci poteva anche stare, ma se domani il Barcellona elimina il Napoli e arrivano 50 milioni per il mondiale per club, allora bisogna fare una programmazione molto diversa, perché quello lì è un torneo che nessuno ha mai fatto. Esatto. Un mese, ok? Vuol dire che tu devi avere la panchina lunga, vuol dire che se tu non vuoi spendere troppo, devi valutare chi hai in rosa adesso, porta il nuovo allenatore, o confermi Allegri, gli dai altri 2-3 anni di contratto, ok? Allora, ed è molto probabile che se per mercoledì, diciamo, questo scenario, Barcellona si qualifica domani, Napoli viene eliminato, Juve si qualifica mondiale per club, se mercoledì mattina Allegri non viene esonerato, è molto probabile, 90%, che Allegri sia l'allenatore della Juventus per la prossima stagione. Ah, guarda che ormai mi aspetto di tutto, Fabrizio, mi aspetto di tutto, perché... Perché se no non avrebbe logicità nel tenerlo. Cioè, se tu hai un Conte e hai un Zidane, che sono liberi in questo momento, e hai programmato di prendere uno di questi due per la stagione prossima, portalo dentro adesso. Loro sono uomini intelligenti, capiscono anche loro che io vengo dentro adesso per valutare la rosa esistente, ok? Sì, sì. Centrare la Champions League, magari vincere la Coppa Italia, e programmare l'anno prossimo. Chi teniamo, chi vendiamo. E chi facciamo rientrare e chi vogliamo comprare. Sì. Sarebbe da far così, perché Fabrizio, se non lo fanno, vuol dire che Elkan non solo vuole tenere Allegri per altri 3 anni, ma sta pianificando di ridimensionare la Juventus a livello di blasone internazionale, intascarsi i soldi della Champions, del Mondiale per Club e dello sponsor, senza prendere dei giocatori top, in modo tale che tu fai il minimo indispensabile. Tiene la Juventus su una linea di galleggiamento costante, cioè dove lotta per il quarto posto, se succede che vince la Coppa Italia bene, se lotta per la Supercoppa Italiana bene, se arriva fino alle ultime giornate per lottare lo scudetto va bene, se arriva agli ottavi di Champions bene, se no esce ai gironi. A me fa paura questa politica, cioè di un Elkan che si conta i soldi in tasca, pensa solo a portare il bilancio in verde, come ce l'hanno il Napoli e la Lazio. Mi sembra solo loro due. E la Fiorentina forse in verde come bilancio, adesso non mi ricordo, ma sono poche le società che lavorano col più, col segno più nel bilancio. E questa è la paura dei tifosi. Io, la mia paura più grossa è che lui dia un colpo al cerchio e una da un lato faccia passare tutte queste ventate di Allegri out, sì, cambiamo, si parla di Motta, si parla di Paladino, di Conte, di Zidane. Poi, una volta che ha preso gli abbonamenti per il prossimo anno, che è sicuro che i tifosi andranno allo stadio, che compreranno le maglie, andranno al museo, lui potrebbe anche cambiare tutte le carte in tavola e fare i conti in tasca con quello che ha e lasciare tutto uguale, puntare sui giovani, chiede a Giuntoli di prendere, non so, 2-3 giocatori normali, Ferguson, Colpani, Samardžić, per non toccare il bilancio. E poi rimaniamo una provinciale, Fabrizio. Questa è la paura che hanno i tifosi adesso dal video di stamattina che ho visto nella chat. Cioè, non c'è più quel dire, ah, che bello, arriva il Mondiale per Club, la Superlega, la Champions quest'altra. La juventinità è uguale a provincialità, purtroppo. Sta morfando in non più mentalità vincente, ma accontentiamoci, siamo provinciali. Bravo, ha cambiato lo status, ha lasciato il logo della Juventus, ma in realtà dietro quel logo c'è tutt'altro. È come quando, te lo sai bene Fabrizio, che hai vissuto a parte in America, in Inghilterra, ma anche in Emirati e comunque nella penisola araba. Sai che a volte tu vedi una città con dei palazzi enormi, ma passato quel quartiere comincia la svalutazione dei palazzi e vedi un cambio di classe enorme, no? Mi sembra di vedere questa Juventus, cioè un marchio glorioso, con una storia passata luccicante
entri dentro, apri questo marchio e trovi una, un Sassuolo. Ti racconto una, e questa è interessante. Ecco, e non ho mai sentito nessuno parlare di questo. La prima volta che sono andato a Berlino ed ero in cabina di pilotaggio, era molto interessante. Durante la discesa, man mano che ci si avvicinava all'aeroporto e i palazzi diventavano più grandi, si vedeva la differenza tra Berlino Ovest e Berlino Est nell'architettura dei palazzi. Cioè, parte est, tutti i palazzi erano uguali ed è come se l'architetto non avesse avuto nessuna emozione e nessuna dote artistica in quello che faceva. Mentre all'ovest, dalla parte ovest della città, c'era dell'architettura artistica, no? C'erano dei palazzi un po' diversi l'uno dall'altro, si vedeva che c'era un po' di emozione. Cioè, vedevi come se nella parte est, quella comunista, eccetera, avessero tirato via l'anima, avessero tirato via l'amore, la passione, Dio, tutte queste cose qua che hanno sempre definito la grandezza dell'uomo, le hanno tirate via. E si vedeva in una Germania che durante il periodo nazistico, adesso io non sono nazista, per carità, la Germania era una, cioè anche oggi la Germania, una potenza, produce delle bellissime automobili. Io sono stato al museo della Boeing qualche anno fa a Seattle negli Stati Uniti ed era interessantissimo vedere, c'erano gli aerei americani, quelli inglesi, i giapponesi, e poi c'era praticamente un pianale, su un piano c'erano tutti gli aerei inglesi, sono andato quelli giapponesi, eccetera. Quelli tedeschi ce n'erano 5-6, cioè c'erano 5-6 volte di più aerei tedeschi di tutte le forme possibili, immaginabili. E tu guardi quelli e dici, caspita, ma questi erano più avanzati tecnologicamente, perché guarda quanti aerei di diverso tipo rispetto alla concorrenza, eppure hanno perso la guerra. Quindi quello che voglio dire è che avevano una certa mentalità. Poi la Germania è stata divisa in due, e un po' anche per non fare in modo che la Germania tornasse di nuovo all'apice, perché ricordiamo, prima guerra mondiale, poi seconda guerra mondiale, ha rifatto di nuovo e per cercare di fermare questa cosa, è successa una terza volta, quindi c'è stato un cambio di mentalità, capito? Però la grandezza delle industrie tedesche, eccetera, adesso si sta vedendo la Germania tornare un po' su quello. Quindi quello che voglio dire è che questo cambio di mentalità alla Juventus di oggi, non è più la Juventus di Trapattoni, quella di Lippi che vince, quella di Del Piero che vincevano, anche quella di Conte. Allegri, quando ha preso in mano la Juventus la prima volta, è stato fortunato, ha preso in mano una squadra da Conte che per due già anni forzata, ha vissuto di rendita. Poi la Juve ha indebolito le avversarie comprando Pjanic dalla Roma, comprando Higuain dal Napoli, e quindi in Italia non aveva concorrenza. Ecco, questo è un po' il punto. Però noi guardiamo le ultime partite, quanti punti abbiamo fatto in queste ultime 6-7 partite? Pochissimi punti. Abbiamo 6 punti su 21. Tanti gol subiti. Il Milan ci ha sorpassato. Capito? Allora, io non so adesso, andando avanti, cosa succederà. Probabilmente rimanendo Allegri comunque al quarto posto arriviamo, però adesso abbiamo una grandissima opportunità di poter portare il nuovo allenatore dentro ora per riuscire a fare bene campagna presa l'anno prossimo. E quando si vanno a vedere i numeri, esonerare Allegri adesso ci costa meno che tenerlo. Se la Juventus ha intenzione di cambiare allenatore a giugno, se mercoledì Allegri è ancora allenatore della Juventus, vuol dire che hanno deciso che Allegri rimane. Quindi prepariamoci che l'anno prossimo avremo Allegri. Questo è il rischio, perché Allegri non si dimette, e questa è già una notizia che va ad escludere ogni tipologia di speranza che lui faccia un passo indietro. Poi, l'esonero in corsa non può esserci, come hai detto te, se non arriva dopo il capitale del Mondiale per Club, vuol dire che la società lo terrà per forza, lo dicevamo, fino a fine stagione, perché finché la matematica gli dà ragione, cioè finché la matematica dice che lui può arrivare quarto in queste 10 partite, la società non lo può mandare via, perché l'obiettivo aziendale era il quarto posto inizio stagione. Quindi l'obiettivo sportivo invece sarebbe leggermente di più, cioè vinci la Coppa Italia e arriva almeno secondo, che vorrebbe dire miglioro il piazzamento dello scorso anno. Quindi Fabrizio, ecco, come hai detto te, per assurdo, abbiamo la Lazio, e se vinciamo chi potrebbe essere l'altro? Una tra Fiorentina e Atalanta, che sono due squadre comunque ostiche, non è che va in finale e te la regalano. Cioè,
vai in finale e ti trovi Italiano che ha fatto l'anno scorso la finale di Coppa Italia con l'Inter, ha fatto le finali di Conference League, quindi è un allenatore che respira certi palcoscenici. Gasperini, che è da tanto che non la vince, arriva in finale ma non la vince mai. Prima o poi uno scherzetto te lo fanno questi due allenatori, perché sono preparati. Quindi non è scontato neanche la Coppa Italia, anche se Allegri sta cercando di mettere le energie e i giocatori per la Lazio, non va bene buttare via punti, perché io dicevo a alcuni ragazzi in chat, come dici, cosa ne pensi tu, che sono Allegri out, attenzione, anche loro vorrebbero il cambio, ma dicono, l'Atalanta ha avuto le coppe, no? Ma non c'entra nulla, perché comunque noi abbiamo una rosa scarsa, loro dicono, ma in realtà non tiene il discorso, perché l'Atalanta ha una rosa più scarsa di noi, e questo è sulla carta un dato assodato. Avevano le coppe, quindi dovevano centellinare le forze per venire a Torino con i titolari che giocavano anche a Lisbona. Quindi se tu vieni a dire che la rosa dell'evento è scarsa, non l'avete visto, sono dei bolliti, la colpa di Allegri, siete troppo polemici, non diciamo la verità, perché la Juventus ha avuto una settimana di tempo per preparare la partita. Ok, due giorni di pausa che Allegri gli ha dati, è andato a Monte Carlo, quando è tornato, cioè lui doveva far vedere, a parte i film della partita dell'Atalanta in Coppa e il film della, insomma, anche delle partite dell'Atalanta contro le big e contro le piccole. Poi prepari tatticamente la squadra, metti i giocatori nei loro ruoli, come dicevi tu, e poi se la pareggi o la perdi, uno dice, vabbè, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, eravamo preparati fisicamente, il fiato, i 90 minuti nelle gambe ce li avevamo, i giocatori erano nei loro ruoli, e pareggi, e vabbè, uno dice, gliela perdoni. Il problema è, come ho detto, la rosa è forte, non abbiamo le coppe, e l'Atalanta ha giocato al minimo, cioè l'hai vista anche tu la partita, cioè non è che l'Atalanta ha avuto dei ritmi forsennati da dire ci hanno schiacciato. No, io ho visto, le highlights, non l'ho vista tutto, ho visto le highlights stamattina. Hai visto solo, ecco. Sì. Però devo dire questo, la Juventus rispetto all'anno scorso atleticamente è messa molto meglio. Okay? Okay. È uno dei giocatori che sta venendo fuori molto bene, McKennie. Bravo, sono d'accordo. Sì. A livello atletico, anche a livello mentale, e ha fatto un salto di qualità. Sta diventando un giocatore da Juventus, si sta valorizzando bene, è un giocatore su cui io punterei per il futuro, perché sta facendo molto bene e verrà rinnovato tra l'altro fino al 2027, Fabri, gli daranno tra i 2 milioni e mezzo e 3 milioni, quindi è un prolungamento di anni, se tutto va bene. Avere un giocatore americano, se UEA rimane, io UEA lo terrei, perché anche lì non gli è stato dato abbastanza spazio, eccetera, ma UEA secondo me è un giocatore valido. È un giocatore d'attacco, poi lui è stato utilizzato terzino o quinto di centrocampo, ma lui è un giocatore che dovrebbe stare negli ultimi 30 metri, quindi ci vuole uno che le metta in condizione. Se noi facciamo il mondiale per club e andiamo negli Stati Uniti e abbiamo due giocatori americani nella nostra rosa, tutta l'America ti farà per la Juventus. Quindi cosa vuol dire? Vanno a comprare le magliette della Juventus. È un ottimo trampolino di lancio, sì. Quindi comunque stiamo a vedere, domani facciamo il tifo per il Barcellona e mi dispiace per il e anche per De Laurentiis, che vorrebbe andare lui al Mondiale per Club anche se va fuori dalla Champions, quindi proverà tutti i suoi sotterfugi per mettersi dalla sua parte la fisicia e gravina e cercare degli escamotaggi, guardiamo, allora, che ci fanno l'Inter e la Juventus nella storia del calcio italiano, sono le due squadre che hanno vinto di più, quindi ha senso che vadano la Juventus e l'Inter. Certo. Okay. E il Napoli ha vinto due scudetti nell'arco di 50 anni, cioè dov'hai, capito? Esatto, poi ha vinto il terzo con Spalletti l'anno scorso, ma niente di che, insomma. Quindi però sai, se Napoli domani dovesse riuscire a battere Barcellona e va avanti, se lo guadagnano, se lo saranno guadagnati sul campo, dovranno vincere penso un'altra partita dei quarti di finale per andare al Mondiale per Club, però dopo ai quarti cominci anche a avere delle motivazioni, più entusiasmo, ci credi, capito?
E ci sono anche delle squadre un po' più toste, tipo il City, chi passa il turno è più forte. Quindi devo vedere. Io penso comunque non cambierà niente fino a mercoledì mattina, vediamo domani. E io dico questo: se mercoledì Allegri viene confermato, è perché se non cambia niente, ce lo teniamo anche l'anno prossimo. Rischio c'è, perché purtroppo noi possiamo vedere le interviste, vedere quello che dicono i giornali inglesi piuttosto che altri giornali, eccetera. Ma se la proprietà della Juventus non cambia allenatore mercoledì, sapendo che si va al mondiale per club, è perché hanno deciso che Allegri se lo tengono anche per l'anno prossimo. Esatto. Altri 3 anni. È triste dirlo, ma è così. L'unica differenza rispetto al contratto che gli ha fatto Agnelli di 4 anni è che col nuovo contratto ovviamente metteranno delle postille diverse, cioè ti spalmiamo l'ingaggio su 3 anni molto più basso, quando ti esoneriamo, se ti esoneriamo e magari anche subito al primo anno, gli paghi, non in tronco tutto, gli paghi il primo anno, il secondo anno, quindi paghi 3,5 milioni, 3,5 milioni, 3,5 milioni, che non è come pagargli 7 più bonus in una volta sola. Quindi la dirigenza, spero, ripeto Fabri, questi sono solo dei se e dei condizionali, perché non possiamo sapere se loro veramente credono in Allegri oppure stanno facendo di tutto per aspettare appunto questo rinnovo ponte per liberarsene, come fanno con tanti giocatori, no? Per dire Chiesa, lo rinnovano forse per cederlo, quindi a volte i rinnovi non sono rinnovi lungimiranti, per dire ti teniamo, crediamo in te. Non so se tu hai letto che Barcellona ha bocciato Allegri, ok? L'ho letto, si è proposto o l'hanno proposto al Barcellona. Allora, ci sarà un valzer di allenatori quest'estate come non mai. Sappiamo già, ci sono 3 panchine che cercano allenatori, che è il Liverpool, il Barcellona e Bayern Munich. Queste 3 squadre, che sono 3 squadre top, cercano allenatori. Già ora, ok? Con tutte le voci del Manchester United che manda via il loro allenatore, che Guardiola forse va nella nazionale inglese e Arteta forse va via dall'Arsenal, la Juventus forse si libera la panchina, il Milan non si sa bene cosa fa, il PSG non si sa se quello là rimane o no, Atletico Madrid dovesse andare via dall'Inter per venire in Premier League, attenzione che l'allenatore dell'Atletico Madrid potrebbe andare all'Inter, ci potrebbe essere questo diciamo discorso. Costa moltissimo, complicato che vada, però è un cuore interista, insomma, diciamo che sono messi talmente male finanziariamente quelli dell'Inter che forse prendere un top allenatore non fa per loro, andranno probabilmente su un neo allenatore, un emerge bravo, Motta, perché proprio non ce la possono fare con le casse, perché loro hanno posticipato il debito, ti ricordi Fabri, 388 milioni, hanno chiesto di dilazionarlo al 2026. Quindi loro devono solo incassare adesso, incassare sponsor, soldi Champions, trofei e vendere forse dei giocatori, perché Oaktree, che probabilmente li prenderà sotto la sua ala, una volta che li prende, comincerà a vendere giocatori a raffica, perché devono recuperare il debito. Comunque ecco Fabri, hai fatto un'ottima panoramica, veramente completa, e ringraziamo te, gli ospiti della live, un abbraccio forte, ci vediamo prestissimo. Forza Juve, non molliamo. Forza Barcellona. E forza Barcellona. Che ci faccio questo regalino da 50 milioni, dai. Ciao Fabri. Ciao.